Bentornati sul canale di Access00, bentornati in un episodio di Cuphead, siamo su PC Steam. Allora, ho visto che qui c'è una lista dei livelli che ci sono nei vari mondi. Direi che li abbiamo fatti tutti per quello che riguarda il primo mondo. Però che ci sono tre mondi, infatti mi segnava il salvataggio, mi segnava che eravamo al 29%, quasi il 30%, quindi quasi a un terzo del gioco praticamente. Perciò, allora, in questo episodio, prima di tutto, andremo un attimo al negozio. Almeno andiamo un po' a vedere che diamine c'è là dentro. Cosa vendono, più che altro. Dopodiché procederemo verso il dado, in modo da... Porkrin's Emporium. Ok, d'accordo? In modo da passare, credo, al mondo 2, da quello che mi avete detto voi nei commenti, almeno. Welcome, detto in quel modo, è bellissimo! Ok... È un X, è una mossa X questa, Chaos Orbit. Ok, a lungo raggio. Sotto la media come danno, però non è richiesta la mira. Non è male. Questo è un extra hit point. Aggiunge un hit point addizionale, un cuoricino addizionale. Però ti diminuisce, diciamo, il potere di attacco leggermente. Ti diminuisce leggermente il potere di attacco. Io direi di non prenderlo, francamente, quello. Me l'avete sconsigliato anche voi nei commenti, ma in effetti non mi piace un granché prendermi un cuoricino in più. Questa è un'altra mossa X, Hate Way, si chiama Spread. Ha un corto raggio, però fa un gran danno. Mi ricorda tanto il pompazza o il fucile a carne mozza, lo so, una cosa del genere. Se puoi stare, appunto, fa un gran danno se puoi stare vicino al tuo bersaglio. Poi abbiamo la bomba di fumo, Invisible Dash. Ah, non prenderai danni durante il dash. Una gran manovra difensiva. Questa non è che mi fa schifo, ma la posso usare, cioè, una volta comprata mi dura una volta oppure mi dura per sempre? Perché è buono, Poi Jumbo Rebound, Roundabout, cos'è? È un ex comunque. Grande copertura con un danno medio. Mira alle spalle per il massimo range. Non ho idea di che cosa sia, ma sono interessato a prenderla, giusto per curiosità. Lobber. Ah, le cambia quindi. Questa è un'altra mossa X. Kablooey. Mamma mia. Medio raggio e buon danno. Però con un basso rateo di fuoco. Quindi spara lento. Per ora ho preso quello, voglio vedere come funziona più che altro. Mi interessa sapere che diamine succede, perché non so se... Tipo la cosa dell'invulnerabilità del dash mi piace parecchio. Però non so se è utilizzabile sempre o meno. Hai preso... Ok, equipaggiamenti per il nuovo acquisto, se vuoi usarli. Guarda alla carta dell'equipaggiamento. Quindi Y. Io ho preso una super, giusto? Quindi... un equip? No, aspetta, cosa ho preso? Ho preso uno shot B. Roundabout, X, Jumbo Rebound. Prendiamolo questo, no? Crit coverage with average damage. Speriamo bene, perché questo praticamente gira intorno. Quindi non so neanche come si fa lo shot B, quindi dovremmo impararlo. Mi avevate detto anche, prima di andare dal dado, che qui effettivamente si vede. Esatto. C'era una moneta d'oro del tizio che diceva di averle seminate a destra e a manca. E in effetti c'era, ed era qui dietro al tizio Ascia. Grazie mille per il commento, ragazzi. Veramente grazie. Tocca al dado. C'è poco da girarci intorno. Tocca al dado. The Die House. Perfetto. Vediamo un po' cosa significa sta cosa, più che altro. Cosa ci aspetterà all'interno, perché è un dado enorme. Ci sarà un dado come boss? Più o meno. Switch weapon, LB. Quindi se io faccio così... Ah, ma che arma figata! Ok, salve, dici tutto. Non so cos'è il Kibush, comunque sembra che io praticamente ci stia dando sotto con quei debitori. Credo sia questo il significato. Vi giuro, non so cos'è un Kibush. Ok, tu puoi passare alla prossima isola. Ci sono un sacco di altri contratti da riscuotere, in pratica. Perfetto. Quindi praticamente mi diceva... Non è un boss vero e proprio, ma quelli dovrebbero essere i contratti forse che abbiamo preso. 1, 2, 3, 4, 5. Me li segna. E quindi lui è una guardia per dire: hai preso abbastanza contratti, sì o no? Allora puoi procedere. Perfetto. Ragazzi, fermatevi. Grazie alle stelle vi ho beccato. Credo di aver trovato un modo per uscire da questo casino in cui vi siete messi, per la cronaca. Giusto. Oh mamma, davvero?
Non era un mamma, ma ve l'ho detto, traduzione un po' così, non è letterale, ve lo dico, comunque ci può stare. La vostra forza sta crescendo e presto diventerete un problema per quel King Dice e forse anche per il diavolo stesso. Wow, lo pensi davvero? Ma certo, ma non andrete mai vicino al diavolo a meno che non abbiate quei contratti delle anime in mano. Solo allora avrete la possibilità di girare le carte in tavola, diciamo così, di cambiare le carte in tavola. Quindi, quando il tempo verrà, fate la cosa giusta. Quindi dovremmo aspettare per fare un casino. Ha più finali questo gioco. Mi sembra di aver capito che ha più finali, a quanto pare. Una cosa del genere, perché mi ha detto una certa cosa. Poi, guardate che carino le giostre! Mamma mia, che bello sto posto! Lo sto già adorando! Ah... Carnival Kerfuffle. Regular, mi avete detto di non Beppy the Clown, letto in alto. Mi avete detto di non giocare a Simple perché altrimenti non posso vedere il vero finale. Mamma mia, com'è brutto questo tizio, proprio. È bruttissimo lui. Non è che puoi partire a che meno. Ok, proviamo. No, calmati. Cos'è, lanci roba? Cattivissimo sta a fare. Ah, ma ci sono anche le paperelle da colpire. Ma che figata. Ok, io mi sto perdendo con le paperelle, quello è il problema, ma lanciano roba le paperelle. Vai così. Yes, per rifatto. Dov'è finito il clown? Wey, bello, torna giù, che ci siamo qui. Aspettate, no, preferivo prima. No, mi devo ricordare di usare LB per cambiare la mira. Ah, ho perso. Mamma mia, come l'ho rischiata questa. Ho perso due cuori a caso, proprio male li ho persi. Ok, questo l'ho preso, per rifatto. Il Perry non è che... No, il Perry aumentava solo le carte, ma non dava... Sono morto! Mamma mia, quanto ci è mancato! No! Via di qui! No, 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 no! L'ho viste dopo! Come si faceva a cambiare mira stando fermi? Ok, questo, perfetto. Ah, presa male! Cuphead, un po' più vicino! È anche questo che mangia, no? Dannazio, io lo odio quell'affare! Lo sapevo, dovevo aspettare un po' prima di saltare. Ok, è andata anche troppo bene per averlo fatto alla prima, perché ho perso veramente due cuoricini per nulla. Cioè, malamente proprio li ho persi. Quindi, va bene così. Bim! Bim e non sono morto? Wow, incredibile sta cosa. Stavolta mi ha cambiato... Ah! No, dannazione, mi aveva cambiato attacco. Mi ha cambiato attacco perché forse col beam gli ho fatto un botto di danno, non lo saprei. Ero quasi passato alla fase successiva stavolta. Vediamo un po' che cosa succede, praticamente fa una cosa del genere, ah ok. E l'ho tolto di mezzo abbastanza facilmente perché basta... No, basta stargli sotto! Ah, le ho detto facilmente, non dovevo dirlo! Cosa ci fa lui qui esattamente? Cosa sta facendo lui? Dove è finito ora il marrano? Dove... No! Cosa... Cos'è sta a fare? Via, un bel... Una bella botta ci voleva. Questi affari posso colpire? Ci sarebbe da capire se quelle tazze lì sopra, quelle specie di tazze, chiama le tazze, quei sedili, ci si può salire o meno. Perciò vediamo un po' qui come funziona questa cosa, perché io devo provare a vedere se ci si può salire. Sì, e salendo qui le cose migliorano notevolmente, almeno per adesso. Ora vediamo un po' la fregatura, perché dubito fortemente che si possa stare vivi quassù. Appunto, ci sono le palline che sono da tennis, da golf. Che diamine palline sono? Ci ho fatto casa, baseball. Bello però, bello sta boss fight, mi piace. Allora, quest'arma che abbiamo comprato nuova è decisamente molto, ma molto utile. Più che altro perché mi permette di colpire... i nemici anche di ritorno. E tra l'altro mi sembra più potente dell'arma che abbiamo normalmente. Almeno mi pare. Ed è fantastica, perché credo che sarà molto utile qui nella nuova fase. In quanto l'avete visto che appaiono un sacco di nemici qui sotto. Bene, forse ce la facciamo a toglierli di mezzo stando bassi, forse. Ora vediamo un po', io intanto salgo, perché appunto mi ricordavo che c'era quell'affare che passa a 3800 miglia orarie. Però tipo adesso che lui mi butta giù queste schifezze, maledizione, fino a che non si creano non posso colpirle. Ok, vabbè, no! No! Ok, ho capito, ce l'avevo quasi fatta stavolta, ero proprio a un pelo, a un pelo dal batterlo. Se io adesso sto su direttamente, lo frego, decisamente, perché ora c'è il beam, e invece non è ancora morto, è dannatissimo, biliacco.
Perfect run! Perfect run mi ha dato! Non so perché... Ah, perché non sono neanche morto! Grandi così, ragazzi! Ok, manco me ne ero accorto di non aver subito danni. È una perfect run, mi ha dato l'achievement Steam, voi non l'avrete visto, però ho fatto 3 parry, 3 HP bonus, super meter a 6, skill level, wow, A+, golli a perfect score. È il primo, ragazzi, il primo perfect che facciamo, bello, bello così, ci voleva, dai, dopo la meno ci voleva. Oltretutto, per la verità, i livelli del primo mondo non sono neanche difficili da fare il perfect. Questo iniziano ad essere un pelino più difficili, però francamente niente di... traumatico. You got the Beppy Clown, the clown sale contract. Quindi, perfetto. Altro contratto acchiappato, ce lo siamo preso. Di qua invece che c'è? Oddio, chi è questo? Eh? Attraverso tutte le tue battaglie e tutte le mie rime, tu hai fallito e sei morto 29 volte. Ah, ok, perfetto. Eh sì, la maggior parte le ho perse qui, comunque, in questo. Perché l'ho rifatto veramente tante, tante volte. Wow, però, dai, è andata meglio del previsto, francamente. Sono soddisfatto di me stesso. Oh, qui c'è da... prima di parlare con la gente, qui... Ah, bella, un'altra bella boss fight. Baroness Bon Bon Bon. Bon Bon Bon, sì, 2 volte l'ho detto, non 3, ragazzi. Bon Bon, 2 volte, calma, tranquilli, rilassati. Questa come funziona? Con quella nuova arma facciamo veramente un scatafascio di danni. La adoro! Come l'impressione che questo affare ci può colpire, ci può fare del male. Come faccio a fregarlo? Devo stare giù, in teoria. Come ho detto, devi stare giù, in teoria, Ale. Sì, intanto sei salito. Grande Ale. Genio, proprio. Mi sembra che non arrivi... cos'è questo? Aspetta, aspetta. La cioccolata. No, che è una slot, una piccola slot. Cosa lancia lui? Ah! Va bene? Questa era semplice. Da battere. Arrabbiata. Fenomenale questo. Questo invece è la schifezza. Lancia schifezze questo. Quindi dovrò stare ben attento ai soldatini, che sono una meraviglia. Perché è una cosa meravigliosa quella? Si è riarrabbiata, ragazzi. La tizia, chi ci manda stavolta? Pac-Man. Ma è Pac-Man. Ma è meraviglioso. No, quello era rosa, potevo fare il parry. Dannazione. Perso un parry. Peccato. Wow. Anche meno. Ok, Perry ci voleva. Cosa? Ah, ma tocca a te? E allora ti sistemo per benino, bella. Okay. No. Preferivo prima. Ma questo affare. Ma questo cosa mi segue? Dannatissimo biliacco. No, eravamo quasi in fondo. Al secondo. Ok, il secondo tentativo cos'era? Wow. Questo è nuovo, ve lo rimostrerò, perché questa è un'altra cosa nuova, è un piolo. Bellissimo. Piolo, per l'altro, abbastanza semplice da battere, mi sembra. Questa forse era la cosa più semplice da battere. Se ci sono cose nuove ve le mostro, dai. Queste no, perché l'avevamo già visto. Per questa ultima fase forse è meglio usare l'arma normale, perché si tende ad avere più lunghezza di fuoco. E troppo, perché l'altra è sì più potente, ma mi va troppo lontano, e quindi spesso e volentieri manco colpisco il boss. Quindi potrebbe essere un guaio. E infatti con questa ci si fa meglio. Knockout, grandi. Stavolta niente perfect, perché ho fatto un po' schifo. Comunque l'importante è avercela fatta. Credo di aver messo 4 tentativi giù di lì. Questo credo era il quinto. Ok, 1 minuto e 16, HP bonus 1, per 2 su 3, super meter 5 su 6, peccato, questo mi sa che... non so. È un B! Citi tutti che è un B, è il suo B che lo deve fare, va bene così, che ci può stare, che lo deve fare così. È giusto in questo modo che va bene così. Altro boss fatto. Ah, e altro contratto credo preso, in via tutto teorica. Yes, la baronessa Von Bon Bon. Altro contratto preso. Scusate, quanti contratti ci sono qui? Altri 3? Ce ne sono solo 5 in questa zona. Più 2 livelli che non sono effettivamente contratti. Ma sulla ruota davvero non ci si può andare? Mi sembra un po' strano, no? Boh, ok. 3 tizi che vogliono. Hai mai sentito parlare del barbershop trio? Se non possiamo trovare il quarto membro, non potremo suonare mai più. Sì, gentile, facci sapere se ne trovi uno. Va bene, d'accordo. Per ora niente meno. Pyramid Peril. Ok.
di Jimmy the Great, mi sembra ci fosse The Great, ci fosse scritto in alto, qualcosa del genere. Ora vediamo un po' che cos'è una piramide, quindi questo boss. Cosa fa esattamente? No, con l'aereo! Grandi, grandi con l'aereo! Adoro l'aereo, perfetto, perfetto. Direte voi, la durerai meno appena vedrai questo boss? Sì, in effetti è vero. Anche perché non possiamo colpire... Manco metà di queste cose! No, il Perry, dannatissimo! Non l'ho preso. Ok, continuiamo a proseguire. Che fa? Salve. Che sta a fa? A lei? Ok, perfetto. Ah, perfetto. Via! No! Ho sbagliato io il comando. L'ho messo in diagonale invece che andare attraverso. Bello però questa boss fight. L'unico problema è che praticamente non si possono colpire i nemici. Ho visto male, questi non si colpiscono proprio. Bisogna semplicemente eluderli e basta. Non si possono colpire. Però il parry si poteva fare. Vai così, schiviamo. Bullet hell praticamente. Ci voleva, tra l'altro io mi ricordo le mie vecchie partite Hero Fighters 3, che altro che questo. Questo era niente in confronto. Non so se ci avete mai giocato in sala giochi, era tanta... No, era tanta roba, è che... Ah, sto sbagliando io. Perfetto. Non è che... Questa parte è piuttosto rilassante, per la verità, è piuttosto semplice. Bisognerebbe solo che io non sbagliassi stupidamente. Salve, che fa? Vai, no! Vieni qui, vieni, dannatissimo. L'ho preso, stavolta. Sinceramente sono un po' indeciso sul fatto. Ma ho diversi spari. Ah, ho diversi spari anche qui o no? No, uno sparo solo. Mi sono messo a vedere se avevo più spari. Ho perso. Ho perso un colpo. Ho perso un cuore, va bene. Bello però con l'immagine sotto che ruota intorno alla piramide. Bellissima come cosa. Ci voleva la bomba sparata lì. Cosa vuoi fare esattamente? Ma è una marionetta, ma è carinissima. Ma come fai a farmi male? Così si fa a farmi male. E in questo modo fa lei. Questo è diverso. Da quello scrigno non uscivano queste cose fino ad ora. Perché stanno uscendo sti schifezze? Sono tornate alla marionetta, ma devo capire come funziona. Perché prima mica... No! Mica l'ho capito prima come... Mi ci vorrebbe la levetta come in sala giochi, veramente, per fare queste cose. Perché con la levetta del controller non è che mi ci trovi benissimo. Vai Ale, perfetto. Stavolta sembra stia andando... Perché l'ho detto? Per quale oscura ragione l'ho detto? Ok, no, invece è andata. La marionetta è andata, il cappellino pure. E ora è un bel casino qui però. Perché quelle manacce io ho l'impressione che mi daranno fastidio. Cosa sta facendo? Cos'è sta a fare? No, eravamo quasi in fondo! Non ho usato la bomba stavolta con la marionetta. Perché volevo provare. Sapete una cosa? Voglio provare a farlo senza usare bombe. Per vedere se mi dà un achievement, se mi dà un qualcosa. Perché credo di avere un po'. Ecco, lo sapevo. Credo di aver capito come funziona. A parte lui, che non ho idea di quello che faccia. Fa una croce quindi. E mi colpiscono anche i raggi. Ok, ora bomba. Lasciamo perdere perché altrimenti. Esatto, knockout. Lo sapevo che tanto ero verso la fine. Stavo per. Avevo paura di rimanerci. Ho detto no. Lasciamo perdere l'idea del fare. Tanto avevo iniziato a perdere vita. Però mi sarebbe piaciuto fare il livello senza mai usare un potenziamento. Sarebbe stato molto, molto divertente. Super Meter inizio a non capire cos'è il 5-6. Non sto iniziando a non capire bene. Però, ok, B-. L'importante è aver preso il nostro classico B-. L'abbonamento classico al B-, ci può stare. Benissimo in questo modo. E facciamo una cosa. Tanto sblocchiamo robe a profusione. Di Jimmy the Great, quindi il genio. Il genio il grande, l'abbiamo tolto di mezzo. Quanti contratti mancano in questa zona? Mancano due, più due livelli. Te cosa vuoi? Buon pomeriggio, amico. Qualcosa del genere. Ho appena montato un upgrade nel sul tuo aeroplano. Ah! Adesso puoi fare il wallop con le bombe? Just switch. Ok, solo cambia l'arma, diciamo. Il tuo aeroplano è stato equipaggiato con delle mini bombe. Ok, cambia l'arma quando vuoi durante la battaglia. E quindi, ragazzi, lo dobbiamo fare. Dobbiamo vedere un po' cos'è sta a fare. Funfair Fever. Sì? Bene. Facciamo questo livello, poi ci salutiamo, ma questo ce lo vediamo, eh.
Non è aeroplano. Piacerebbe rifarlo adesso, però, il boss di prima. Perché sul, se sull'aereo le mini bombe, adesso mi sa che è più. Ma che figata! Ma che figata è questa? Palloncino maledetto, aspetta! Ok, bisogna stare attenti. No, torna indietro! L'hai presa lunga! L'hai ripresa lunga? Ma questi si possono. No, non si può fare. Era rosa. Io ho provato a fare il Perry. Non è andata. Va bene così. No, torna. Io e te dobbiamo giocarla meglio, trampolino. Perché non è che ci capiamo un granché, per la verità. Quindi vediamo un po' di fare le cose. Ah, no! In modo un po' migliore. Questo l'ho preso, gettoncino. Ok. Allora, qui come faccio? Così, ok. Avevo visto rosa, l'ho capito dopo che era rosa. Mentre. Allora, proviamo a cambiare arma e usare questo. Dopodiché per saltare di là. No! Questo credo. Ah, dannazione. Ma forse si può passare anche di sotto. Era a metà livello, tra l'altro. Wow. La parte dei palloncini è meglio farla senza sparare. Decisamente meglio farla senza sparare, perché altrimenti ci colpiscono ovunque. Tra l'altro c'era anche una moneta lì tra la parte dei palloncini. Allora, stavolta vediamo un po' di fare veloce, perché ok, ho capito come fare. Molto semplice. Tra l'altro basta usare il dash, magari quando è il momento giusto, che non ti tolgono la piattaforma di sotto, che è anche meglio. Vieni qui. Però l'ho preso un Perry, l'ho fatto. Altro Perry, ottimo. Poi andiamo sopra e togliamo di mezzo queste, questi cannoni lunghi. Che diamine. No, i palloncini. Mai colpire i palloncini. Dannazione. Moneta presa. Era quello che volevo. E poi via di qui. Tu cosa vuoi? Cara slot machine, cosa vuoi della mia vita? Mamma mia. No, l'ho fatto. No. No, ho fatto il contrario. Bella la slot. Che poi l'avevo anche distrutta, o sbaglio? Perché forse mettere quest'arma era meglio lì. Ok, stavolta l'ho tolta di mezzo molto velocemente sta slot. Finalmente. Ora, qui come funziona esattamente? Dov'è la fregatura? Che questo non si può togliere? No, si può. Ah, ci sono salsi. Ci sono schifezze che passano per aria. Cosa diamine? Ora, vediamo un po' se. Al snack, forse sono pezzi di snack. Ma che è? Ketchup? Maionese? Cos'è? Ketchup, maionese e senape? Verde, rosso. No, no! Mi sono fatto distrarre dal gettone. Tra l'altro eravamo in fondo, peccato. Che alla maionese, Ale, che è quella che ti frega di più. E questo affare schifezza verde, che più che senape, dico cosa mi sembra, che non mi pare il caso. Magari c'è qualcuno di voi che sta mangiando, si sa mai. Comunque, vediamo un attimo mentre sta venendo il video. Intanto, ah, no, no. Dannatissimo, bellissimo, bellissimo, una cosa del genere. Ok, vai così, grandi in questo modo. E adesso c'è il maledetti. No, ho sbagliato. Arma da usare. Mi hanno tolto di mezzo, sembra di sì. Andiamo lunghi. Bravo, yes, yes. Altro livello fatto, bello questo. Questo mi è piaciuto parecchio. Chi di voi diceva che la difficoltà sarebbe aumentata nel secondo mondo? Sì, è vero. Però, devo dire che resta comunque una difficoltà accettabile e, ripeto, onesta, perché mi diceva onesta l'altra volta e non era vero. Per adesso sì, perché si capisce quello che si deve fare, non è che ti vengono fatte cose impossibili così a caso, all'improvviso. Quindi, per ora è una difficoltà giusta, calibrata e comunque ci può stare. E mi piace un sacco. Quindi, allora, per questo livello direi che ci salutiamo. Per questo livello, per questo video, questo episodio, direi che ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. Di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter. Seguirmi su Instagram e Telegram. E aggiungermi agli amici di Steam, PlayStation Network e Wii U. Vi ricordo che ho la lista amici Nintendo Switch piena. Trovate comunque tutto quello di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto ancora da Axios00 e da Cuphead. E alla prossima.